grazie per essere qui. Abbiamo convocato questa conferenza stampa urgente perché, come immagino molti di noi stanno seguendo, ieri si sono tenute le elezioni presidenziali in Venezuela. Hanno votato anche alcuni venezuelani nel mondo, anche in Italia, seppur in piccolissima parte, in una minuscola percentuale, e capiremo adesso in breve tempo perché. Il Consiglio nazionale elettorale oggi dichiara vincitore di queste elezioni presidenziali Nicolás Maduro, che quindi si appresterebbe a iniziare il suo terzo mandato e a governare fino al 2030. Le opposizioni contestano questo risultato e vengono supportate in questo da buona parte della comunità internazionale, bene dirlo fin dall'inizio. Abbiamo qui Maria Claudia Lopez, direttrice nazionale del Comitato Con Venezuela in Italia, coalizione dell'Unità Democratica Venezuelana, e il caro collega Fabio Porta del Partito Democratico, che ringrazio per essersi unito a questa conferenza stampa, appunto organizzata in urgenza, perché urgente è la materia che ci apprestiamo a trattare e a cui darei subito la parola. Grazie Fabio. No, grazie alla collega, onorevole Onori, per avere avuto questa sensibilità, insomma, nell'accogliere questa richiesta da parte degli amici venezuelani. Io credo che è importante, forse sarebbe stato ancora più opportuno che a un'unica conferenza stampa avessero preso parte i rappresentanti di tutti i partiti che tra l'altro poche settimane fa hanno presentato alla Camera e anche al Senato una risoluzione sostanzialmente unitaria che già allora chiedeva trasparenza e il massimo di controllo anche da parte di osservatori internazionali di un processo elettorale che invece già sapevamo a causa del rifiuto del governo Maduro di accettare osservatori dell'Unione Europea soprattutto, ma anche di altri organismi indipendenti, avrebbe rischiato di non essere credibile. Purtroppo il sospetto, la nostra preoccupazione, la nostra paura è stata confermata da questo risultato che, come ha detto il presidente del Cile Boric, io l'ho citato in aula pochi minuti fa, intervenendo anche a nome del mio gruppo, del gruppo del Partito Democratico, il presidente del Cile, che non mi sembra che sia un esponente della destra internazionale, ha subito dichiarato che questo risultato, questi dati non sono credibili. Ci sono altri paesi, la Colombia, lo stesso Brasile, che attendono documenti, atti che confermino in maniera credibile appunto quanto divulgato dal governo venezuelano. Tutti gli exit poll confermavano fino a poche ore ieri la vittoria con una schiacciante maggioranza del rappresentante dell'opposizione, e quindi sono più che legittime le preoccupazioni, i dubbi riguardo alla trasparenza, riguardo alla correttezza di questo processo da parte della comunità internazionale. Quello che noi chiediamo in questo momento è innanzitutto un accesso a tutti gli atti di questa consultazione elettorale, perché non si può proclamare una vittoria elettorale senza che ci sia un auditing super partes, soprattutto nella situazione venezuelana che purtroppo da anni perdurava con vari episodi, senza citare, ma voi li conoscete benissimo, la carcerazione di diversi militanti, esponenti dell'opposizione, l'impedimento alla candidatura di Maria Corina Machado, l'inabilità anche ad essere candidata dell'altra candidata, della Yoris, prima della scelta dell'attuale candidato presidente. Quindi siamo molto preoccupati per il risultato, per come questo risultato è stato annunciato, e crediamo che il Venezuela, continueremo a dirlo, ringrazio appunto la collega Onori per questa iniziativa, perché è un impegno che tutta la comunità internazionale, noi del Parlamento italiano, dobbiamo rivendicare. Non vogliamo interferire in nessun stato,
quindi nessuna ingerenza, però quando si parla di diritti umani, di diritti civili, di diritti politici, credo che tutta la comunità internazionale, a maggior ragione trattandosi di un paese con una comunità italiana così grande, ha il diritto, ma direi anche il dovere, di esigere che la democrazia sia declinata nella sua maniera più corretta. Non è un caso che il primo che si è congratulato e che ha riconosciuto il risultato è stato Putin, che non mi sembra sia un campione di democrazia e di libertà. Quindi grazie Federica, grazie a Claudia e a tutti gli amici e le amiche del Venezuela. Continuiamo a chiedere correttezza, trasparenza e aspettiamo anche il pronunciamento di tutta la comunità internazionale, sapendo che questa lotta per la democrazia e per la libertà non è finita oggi e continuerà fino a quando il Venezuela avrà restituito il pieno diritto di essere un paese libero e democratico. Grazie Fabio, grazie davvero. Tu poi conosci davvero bene questa regione, essendo appunto rappresentante degli italiani che vivono nel Sud America. Passerei subito la parola a Maria Claudia, perché vorrei chiederle appunto di illustrarci la situazione per come viene vista dalle opposizioni. E prego Claudia. Buonasera, buonasera a tutti, onorevoli della Repubblica Italiana. Grazie di cuore all'onorevole Federica Onori e grazie al nostro deputato Fabio Porta, sempre pronto e celere, diciamo, a rispondere ad ogni tipo di iniziativa che sia a sostegno della lotta per la democrazia in Venezuela. Allora, questo è un momento veramente molto importante. È un momento molto importante perché siamo reduci di pochi mesi di una campagna elettorale, innanzitutto di una convocazione delle primarie nell'ottobre del 2023, in cui è stata eletta al 93% circa come leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado e come rappresentante alle elezioni presidenziali. Abbiamo già detto in tanti altri momenti, in tanti altri incontri, come le sia stato impedito illegalmente la partecipazione a Maria Corina Machado come candidata presidenziale, violando sicuramente gli accordi che lo stesso regime aveva pattato e poi, come ricordava anche l'onorevole Porta, non hanno nemmeno accettato la candidatura della signora, della dottoressa Corina Joris, che era stata scelta come sostituta di Maria Corina. Diciamo che gli eventi politici del Venezuela si sono tutti riversati sul candidato Edmondo González Urrutia, che, come abbiamo detto anche nelle ultime settimane, era il nostro unico candidato sostenuto dalla leader Maria Corina Machado. Bene, ieri si sono svolti le elezioni presidenziali in Venezuela e in tutto il mondo, lì dove c'è la rappresentazione diplomatica del Venezuela. Cosa è importante, onorevole, in questo momento sottolineare? Sottolineare che al di là di tutti gli ostacoli, al di là di tutti gli impedimenti che il regime ha cercato di creare, di costruire, e man mano ogni ostacolo è stato superato e ci siamo adoperati per far sì che questa giornata di elezione presidenziale si potesse svolgere nel miglior modo possibile. Arriviamo al dunque. Ieri
Appunto, queste elezioni si sono svolte con scarsissime difficoltà, nel senso che all'estero abbiamo avuto un'affluenza al voto che è notamente inferiore a quella all'interno del paese, però abbiamo avuto la possibilità di far partecipare i nostri testimoni dei seggi elettorali. In Italia, per esempio, a chiusura di questa giornata elettorale, stamattina abbiamo potuto contare i voti con i nostri insomma, valiosissimi volontari. In Italia abbiamo avuto un risultato di oltre 91% a favore di Edmondo González Urrutia. Bene, questo risultato non è poi così distante da quello che si è ottenuto in tutto il resto delle nazioni estere. In Venezuela si sono svolte, durante tutta la giornata elettorale, si sono svolti diversi tipi di sondaggi, dei sondaggi che sono dei sondaggi veloci a voce sugli elettori e anche degli exit poll con delle imprese insomma apposite per fare questo tipo di sondaggio. Bene, entrambi i risultati erano assolutamente in accordo e si dava dall'inizio della giornata fino alla fine della giornata una statistica preferenze al signor Edmondo González oltre al 75-80%. Quindi davanti a questa prospettiva arriviamo la sera. E nel frattempo, man mano si chiudevano i seggi elettorali, si trasmettevano i registri di ogni seggio elettorale fino ad arrivare ad circa un 40% dei registri dei seggi elettorali, dove si confermava questa prospettiva di voto, fino a quando arriviamo al 40% verso mezzanotte, chiedo conferma ai colleghi, giusto? Verso mezzanotte il regime ha trasmesso un comunicato in cui ha detto che c'era la vittoria di Nicolás Maduro. Bene, questo è una comunicazione assolutamente fuori dalla realtà. E noi siamo in questo momento qui in questo luogo perché vogliamo affermare e vogliamo dire a tutti i venezuelani e al mondo intero che il Venezuela ha un nuovo presidente eletto ed è Edmundo González Urrutia. Abbiamo già vinto e tutto il mondo lo sa. Voglio dirvi che è stata una vittoria schiacciante e così grande che abbiamo vinto in tutti gli stati del Venezuela e che questo è proprio sotto gli occhi di tutti i venezuelani in Venezuela, ai venezuelani nel mondo e anche alla comunità internazionale. Sappiamo che quello che è successo oggi, ieri, in Venezuela, abbiamo fatto seguimento passo a passo. Quindi i sondaggi realizzati, seguiti in questa tecnica del quick count, che ripeto è verbale, anche delle agenzie e delle aziende di statistiche apposite, quando arriviamo al momento della conferenza convocata dal regime, noi gli abbiamo detto, se abbiamo ricevuto il 40%
dei registri. E in quel 40% la scelta dei venezuelani è andata all'80%, possiamo anche, diciamo, abbozzare un 70% volendo essere, lasciando il margine. Come si potrebbe sovvertire un risultato del genere lì dove i seggi hanno cacciato via i testimoni dei seggi elettorali e hanno impedito che quei registri fossero trasmessi all'opposizione? Quindi queste elezioni presidenziali, con il margine di vittoria che noi conosciamo, perché noi conosciamo i numeri, è una vittoria storica, è la più, è il margine, il gap di vittoria più alto in tutta la storia della democrazia venezuelana. Quando diciamo che tutto il mondo lo sa cosa è successo e che è sotto gli occhi di tutto il mondo, è anche sotto gli occhi del regime, perché loro lo sanno. Loro lo sanno, ma stanno cercando di portare la comunità internazionale a distrarsi su delle narrative in cui noi non siamo assolutamente interessati a cadere. Perché? Perché i venezuelani, che dagli angoli più sperduti dal Venezuela sono sfidati per arrivare ai seggi elettorali, per poter esprimere la loro scelta e poter concretizzare, no, la loro decisione di cambiamento in Venezuela. Perché noi non soltanto abbiamo sconfitto politicamente, spiritualmente, questa battaglia, ma l'abbiamo sconfitta anche elettoralmente, questa battaglia in Venezuela. E questa battaglia l'ha vinto il popolo venezuelano esprimendo la propria volontà. Ed è un aspetto fondamentale da sottolineare, è il ruolo del Piano Repubblica, che sono i cittadini militari che sono stati in prima linea perché erano loro a ricevere i cittadini che si recavano nei seggi elettorali a votare. E quindi loro sono testimoni di come le persone si sono rivolte ai seggi elettorali con una gioia e una speranza ed una determinazione di poter esprimere la volontà del cambio e come lo hanno espresso, esplicitato. Quindi le forze militari venezuelane devono compiere col loro ruolo, perché i venezuelani in maniera organizzata e civica e pacifica e aprendo le braccia al futuro del Venezuela hanno espresso il loro voto. Le forze militari, le forze armate nazionali devono fare quello che li aspetta, e cioè tutelare la sovranità popolare. Questo ci aspettiamo delle nostre forze militari, delle nostre forze armate militari. Ed è molto importante lasciar ben chiaro che noi non accettiamo nessun tipo di ricatto. Nessun tipo di ricatto, perché noi vogliamo mantenere la pace, perché il nostro discorso è pacifico, è civico, è democratico, e chiamiamo ad ognuna delle forze a compiere quella che è il loro ruolo, cioè proteggere e tutelare la volontà popolare. Perché la vera violenza sarebbe pretendere di far tacere l'espressione dei cittadini. Noi difenderemo la verità ed è per questo che chiediamo al mondo intero di sostenere il nostro presidente eletto del Venezuela, che ringraziamo perché sta compiendo un ruolo importantissimo in questa transizione democratica. E noi saremo lì fino all'ultimo seggio, dove stanno ancora
i testimoni, che sono i testimoni dei seggi, stanno lì e noi pretendiamo avere fino all'ultimo registro dei seggi elettorali. Chiediamo e continuiamo a sostenere che non si sposti, che non escano, perché sono ancora lì a tutelare, a sorvegliare i risultati. Noi chiediamo solo ed esclusivamente questo, perché il nostro obiettivo è che regni la verità e nel rispetto della sovranità che ieri ha espresso il popolo venezuelano e ha eletto il signor Edmundo González. Quindi viva il Venezuela e viva il nostro gloria, bravo pueblo. Grazie Maria Claudia. Ci sembrava importante oggi lasciare uno spazio alla voce diretta delle opposizioni venezuelane, nella fattispecie quelle che sono in Italia, perché potessero dire la loro su questa faccenda sicuramente delicata, delicatissima, che noi, come mi riallaccio a quello che diceva il collega Porta prima, osserviamo con profondo rispetto, senza nessun tentativo o voglia o progetto di ingerenza. Questo vorrei che davvero uscisse chiaro come messaggio di questa conferenza stampa per quanto mi riguarda. C'è un dato però, ci sono delle incoerenze tra le varie rilevazioni che ci sono state e il risultato ufficiale, ci sono delle segnalazioni plurime, multiple, tante, di impossibilità di accedere al seggio per esprimere il proprio voto, che sono appunto arrivate attraverso anche delle testimonianze video, e quindi c'è qualcosa di cui rendere conto. C'è bisogno di garantire che questo processo elettorale si sia svolto nella massima trasparenza e c'è bisogno di garantirlo ora. Ecco perché la richiesta, come dicevo prima, le opposizioni sono supportate in questa richiesta dalla comunità internazionale per la maggior parte, quantomeno a parte appunto la Russia di Putin, che invece si è affrettata a riconoscere il risultato. Chiediamo che sia possibile accedere ai registri elettorali, che ci sia quindi un accesso agli atti. Chiediamo che il processo elettorale sia verificabile, perché il vostro... Maria Claudia, forse ti va di spiegarci un pochino come funziona l'espressione del voto. È un voto elettronico con rilascio di una sorta di certificato cartaceo e quindi c'è la possibilità effettivamente di una verificabilità ex post? Sì, in Venezuela, all'interno del Venezuela, il voto si svolge con una apparecchiatura elettronica in cui la persona si reca al seggio, gli viene chiesto il documento e dei registri, insomma degli elenchi, dopodiché si avvicina a questa macchina dove può scegliere il candidato in cui insomma vuole eleggere e dopodiché si attiva, no, questa luce e viene fuori il momento in cui si fa la scelta, quell'informazione va direttamente alla banca dati dei computer del Consiglio Nazionale Elettorale. Però c'è anche il rilascio di una ricevuta. Questa ricevuta viene custodita, viene data all'elettore che la può vedere e poi viene custodita nelle urne elettorali. Per cui, e poi il regolamento elettorale dice che diciamo, si può chiedere il riscontro del listato che emana questa apparecchiatura elettronica, si può fare il confronto con quel listato che arriva elettronicamente al computer con il conteggio del cartaceo. Almeno il 50% si è, diciamo, abbiamo il diritto di controllare e di raffrontare. Perfetto, quindi un sistema assolutamente avanzato, più di quello di tante altre democrazie, quindi ci sarebbero tutte le possibilità
a livello strumentale, a livello teorico quantomeno, di procedere a questa verificabilità. Nulla ostacolerebbe questo tipo di controllo se non la volontà politica di farlo, perché ci sono tutte le condizioni per poterlo fare. Io vorrei aprire alle domande, se ci sono, di giornalisti presenti. Prego. Sì, no, semplicemente richiedere cosa vi aspettate dalla comunità internazionale, posto che comunque rimane poi, oltre alla pressione verbale, il fatto che si tratta chiaramente di uno Stato sovrano, quindi più di tanto non si può intervenire. Grazie. Noi in questo momento siamo, siamo fermi sul punto di esigere il nostro diritto di avere tutti gli atti e tutti i registri fino all'ultimo seggio. Di questo è il nostro focus, questa è la nostra richiesta, per cui dalla comunità internazionale chiediamo che ci sostenga in questo momento su questa richiesta, che è assolutamente la nostra ferrea volontà democratica e civica. Quindi questa è la richiesta alla comunità internazionale. Per quanto riguarda ad eventuali richieste di strategie piuttosto che di comunicazioni, onorevole, Noi vogliamo fare un passo alla volta e noi stiamo percorrendo questa strada che è la strada democratica, e chiediamo questo, il sostegno alla comunità internazionale, e perché si manifesti pubblicamente e che fissi le posizioni proprio della richiesta come stati sovrani, sicuramente il diritto dell'opposizione di avere il risultato elettorale. Quindi questo, in questo momento, questo è il focus verso la comunità internazionale. Se posso aggiungere, assolutamente nell'interesse del popolo venezuelano, che in tutto questo discorso, diciamo, sembrerebbe quasi passare in secondo piano, invece paradossalmente proprio riproponendo le parole di Maduro questa mattina, ovvero la dignità del popolo venezuelano, è proprio in nome della dignità del popolo venezuelano che possa scegliere in maniera libera, in maniera democratica la propria guida politica, è proprio in nome di questo che la comunità internazionale deve assolutamente farsi compatta nella richiesta, ripeto, di verificabilità, senza leggere tentativi di ingerenza in questo. Forse sarebbe utile anche ricordare la situazione, in quale situazione versa il Venezuela, e perché effettivamente possa essere verosimile un risultato diverso da quello ufficializzato stamattina. Noi parliamo del 25% della popolazione che dal 2010 è scappata, è fuggita. È la diaspora più grande a livello mondiale di questo secolo, ed è una diaspora che avviene in assenza di un conflitto armato. È un record che forse ci dimentichiamo ogni tanto di sottolineare, devo dire ci dimentichiamo in generale di parlare del Venezuela, ecco perché è particolarmente importante non lasciarci sfuggire l'opportunità di queste elezioni per poter portare alla ribalta questo tema incredibile che riguarda tra l'altro la stabilità dell'intera regione latinoamericana, perché il destino e la possibilità anche di un'effettiva integrazione all'interno della comunità internazionale del Venezuela ha un impatto incredibile su tutta la regione, sulla possibilità di sviluppo della regione, sulla sua stabilità, e ovviamente per non parlare di questa diaspora popolosissima, in Italia parliamo di migliaia di persone, di questa diaspora parliamo di 7-8 milioni di venezuelani che sono scappati e sono nel mondo, circa 4 milioni. Avrebbero avuto diritto di voto, 6 milioni. Circa 6 milioni avrebbero avuto diritto di voto, e invece soltanto, come dicevo all'inizio, questo secondo me è un dato davvero significativo, solo 69.000, quindi parliamo poco più dell'1% degli aventi diritti
diritto al voto all'estero hanno potuto votare presso i consolati e questo dato non si può, come dire, valutare se non valutando anche il fatto che la popolazione all'estero è scappata da questa dittatura. Quindi parliamo di elettori che verosimilmente hanno scelto, come effettivamente tu ci hai detto, hanno scelto di cambiare. E, se non ci sono altre domande, terminerei con una riflessione da... Prego Claudia, volevi aggiungere qualcosa? Sì, io vorrei aggiungere che in realtà il nostro messaggio è assolutamente chiaro ed è il messaggio che dall'inizio ha comunicato la nostra leader Maria Corina Machado ed è il messaggio che ha portato avanti il nostro candidato Edmundo González. Questa è una lotta democratica ed è una lotta che hanno incarnato ognuno dei venezuelani e questo è sotto gli occhi di tutti. La concretizzazione di questo risultato noi lo porteremo fino alla fine, perché lo slogan della nostra lotta è hasta el final. Questo vuol dire fino alla fine. Quindi il messaggio che noi vogliamo lasciare oggi è il messaggio di fiducia, perché la fiducia su come si stanno svolgendo e su come si stanno portando avanti passo a passo ogni ostacolo che ci si è presentato in questo processo negli ultimi mesi. Quindi, innanzitutto, il messaggio ai nostri fratelli, alle nostre sorelle venezuelane: fiducia, fiducia e speranza, perché questa lotta è hasta il final, è fino alla fine. E nelle prossime ore avremo modo di comunicare alcune novità, dei passi a seguire, che però sono tutte verso questa direzione, verso la direzione del diritto ad avere i risultati elettorali e il diritto ad avviare questa transizione democratica. È il diritto di ascoltare la sovranità nazionale, che è l'espressione del popolo venezuelano. Quindi questa speranza deve passare attraverso il sostegno internazionale per far sì che si possa concretizzare. Grazie. E se posso terminare con un'immagine, io ieri sono stata, ho avuto il piacere di supportare la comunità venezuelana qui a Roma ieri mattina all'ambasciata e la sera a Milano al consolato, e davvero la speranza era quella che si poteva leggere nei loro occhi. È un popolo che abbiamo il dovere di supportare, sono d'accordo, se pensiamo che valgano, che debbano essere supportate la democrazia, la libertà, i diritti umani, i diritti politici, non possiamo esimerci da fare questa battaglia. Grazie a tutti. Grazie a tutti, arrivederci.